Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Sta circolando in rete un video di Carolyn Smith in ospedale, la coreografa si è infatti mostrata in reparto. Lei è sicuramente uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, proprio perché ha saputo sin da subito catturare l'attenzione del grande pubblico. Ha infatti raggiunto il successo grazie alla sua partecipazione al famoso talent show Ballando con le Stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci. Nel 2015, le è invece stata diagnosticata una malattia contro cui sta lottando ormai da tanti anni. Nel corso del tempo, è infatti diventata un vero e proprio punto di riferimento per migliaia di persone. La Smith è adesso tornata sui social con un video che la ritrae in ospedale, con cui ha dimostrato tutta la forza che ha sempre dimostrato di avere. Carolyn Smith in ospedale, cosa è successo? Sempre più attiva sui social, il famoso volto RAE pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. Il suo profilo Instagram vanta infatti la presenza di migliaia di followers, che la seguono sempre con molto affetto e che la supportano ad ogni progetto. La coreografa ha di recente pensato di condividere con i fan un momento della sua giornata, e ha annunciato di essersi recata nuovamente in ospedale per le cure a cui deve sottoporsi a causa della malattia. Il suo filmato ha quindi fatto il giro del web anche perché, come sempre, Carolyn ha voluto dimostrare tutta la forza e tutto il coraggio che ha sempre avuto nel corso della sua malattia. Nel video in questione, si vede quindi lei mentre danza anche nella stanza di ospedale, rappresentando appieno l'importanza del ballo soprattutto in queste situazioni difficili. La danza è uno stile di vita anche quando si fanno le chemio, ha infatti scritto lei mentre si mostra in ospedale. Numerosi sono stati i commenti da parte dei fan, che non hanno perso l'occasione per evidenziare la sua determinazione. Carolyn Smith sta infatti lottando contro un tumore al seno ormai dal 2015, anno in cui le è stata diagnosticata la patologia. Da allora, non si è mai persa d'animo e ha continuato a lanciare segnali positivi a tutti coloro che la seguono e che stanno vivendo la sua stessa situazione. Accanto a lei, c'è sempre stato il marito Ernestino Michelotto, con cui ha pronunciato il fatidico sì nel 1997 e da cui non si è più separata. I due si mostrano infatti spesso insieme sui social, felici e innamorati.